Ciao miei cari propiloti, siete qui collegati con Radio Peo, frequenza 109,108,97,88, questo è quanto. E iniziamo questo Electric Brew. Che cosa stiamo facendo oggi? Un po' che non usciamo video sul disegno e ho anche del materiale di disegno registrato, quindi torneremo a far uscire di nuovo più video di disegni. Il problema è che cosa è successo? Che da quando è uscito Zelda Breath of the Wild io ho voglia di giocare solo a quello, ok? Anche adesso io sto parlando con voi, ma in realtà io vorrei stare a giocare Zelda, ok? Non vi offendete, nulla di personale, non è che non voglio stare con voi, non voglio chiacchierare con voi, spiegarvi che sto facendo un disegno qui dietro, che si tratta del disegno per Charlie Moon e le nuove magliette di Charlie Moon. Ripeto, niente di personale, voglio solo giocare a Zelda, è proprio una cosa assurda, più di quanto voglio giocare allo stesso Nioh o Horizon, che sono quei due grandi giochi che sono usciti non molto tempo fa per la PlayStation 4. Quindi è un bel gioco Zelda, per capirci, è bello tosto. Però un attimo usciamo da questo argomento e rientriamo nell'argomento disegno, che è quello che stiamo trattando oggi, perché questo qui, ripeto, è il disegno per Charlie Moon nelle sue nuove magliette. Sono partito da uno schizzo che mi ha passato lei, da quel che ho capito lei stessa lo ha fatto, però lo voleva in modo digitale ad alta risoluzione, bello figo, con il mio tocco, perché non so se lo sapete ma io e Charlie lavoriamo e ci vogliamo bene da un sacco di tempo, da probabilmente molto prima che io iniziassi a lavorare per i Mates, quindi mi sono occupato delle sue ultime, non so, 3 magliette. E quindi eccoci con una nuovissima maglietta in stile molto anime, molto manga, come potete vedere. E la verità è che mi sono sorpreso in quanto poco tempo io abbia fatto questo disegno, ed è per questo che probabilmente il manga è uno stile che va così tanto in Giappone, proprio perché può produrre un sacco di materiale, un sacco di roba in poco tempo, perché è uno stile semplice, ok? Che sembra una gran figata, voi, ma il manga è complesso. Sì, alcuni fanno certi disegni che fanno paura, ci vogliono sicuramente più ore di lavoro di quelle che uno si aspetta, ma ci sono anche altri, i classici tipi manga, quindi quello sintetico un po' alla Dragon Ball, Naruto, One Piece. È un manga semplice che ti permette di disegnare davvero in poco tempo, pam 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 hai fatto, andiamo pagina successiva, pam 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 fatto, e così posso produrre un capitolo a settimana, perché quello che fanno lì è per quello che i mangaka vanno fuori di testa dopo un po'. E mi è successo in questo caso perché questo disegno anime l'ho fatto in tutto, proprio tutto, ok? Schizzo, colore e inchiostrazione, tutto in un'oretta scarsa. Infatti sia io che Charlie Moon ci siamo spaventati, perché dopo tipo solo 7 minuti, 8 minuti, anzi diciamo 10, le ho mandato la foto dello schizzo azzurro. Pam, è stato velocissimo. Ho detto, oh, hai volato, Peo, minchia. No, va bene, poi andiamo avanti, inchiostriamo altri, quanti sarà stai? In altri 15 minuti, pam, mandato. Cioè, proprio si va molto veloce con questo stile, si possono produrre un sacco di robe, ed è per quello che tante volte anche su Instagram mi trovo a disegnare le figliette manga, perché mi permette di lavorare poco tempo, tipo 20-25 minuti, fare un bel disegno per Instagram e tac, avanti il prossimo. Però non bisogna fossilizzarsi su questo stile, ecco, se io posso dare un consiglio a voi, se voi piccoli grandi disegnatori che state vedendo questo video aspirate a disegnare cose simili, io vi suggerisco, non vi fossilizzate con uno stile, ok? Non vi mettete a dire faccio solo manga o cose del genere, mischiate, perché poi tutti questi stili a un certo punto si andranno a mischiare da soli a creare proprio il vostro. E quello che a me succede è, quando io ero piccolo disegnavo soprattutto Dragon Ball, ok? Io sono cresciuto con Dragon Ball, sono cresciuto più con Dragon Ball che con mia madre. Nessuna offesa per mia madre, era che Dragon Ball era una presenza costante nella mia vita, era anche prepotentemente costante, nel senso che c'era sempre, perché durante la giornata c'era l'una, io lo registravo, c'era i film, c'era i giochi e Dragon Ball, ok? Era il centro della mia vita, era Dragon Ball, era il mio cartone preferito, quello che può essere gli Avengers oggi per un bambino, per me era Dragon Ball, Dragon Ball assolutamente. E Dragon Ball ha uno stile tutto suo, sapete, Akira Toriyama ha una sua scuola di stile proprio che ha, come dire, elaborato proprio lui, è riconoscibile proprio a occhio nudo, c'è chi più o meno lo ha seguito, chi no, ma si distingue molto bene, è quello, ok? Tu vedi un disegno a stile Dragon Ball, dici ok, quello è Akira Toriyama, punto, non c'è cazzi, come i giochi di Dragon Quest, è così, è quello stile lì. E io disegnavo quello stile lì quando ero piccolo, perché io copiavo soprattutto Dragon Ball, guardavo Dragon Ball e facevo Dragon Ball. E il mio stile era diventato proprio quello, ok? Era paro paro quello. Era quello di Akira Toriyama, era estremamente sintetico, era un po' esagerato in alcuni tratti, sai, quelle orecchie grandi, quei muscoli quasi quadrati, quella faccia sempre anche quella un po' squadrata, tutti questi elementi. Poi a un certo punto ho iniziato a mischiare altri stili, a disegnare altre cose che mi appassionavano, quindi
Sì, i fumetti della Marvel, supereroi e altri anime manga nuovi che man mano si iniziavano a inserire nella lista degli anime e i manga, perché quando io ero piccolo, negli anni 90, non era così facile. Dici, oh, io accendo il computer, vado in streaming e mi vedo 77 anime nel giro di soltanto questo mese. No, funzionava che tu guardavi quello che passavano in TV e zitto e muto, passavano Dragon Ball e ti guardi Dragon Ball. Volevi vedere, che diavolo ne so, Ghost in the Shell? Io manco sapevo che era Ghost in the Shell, ok? Volevi vedere Genesis Evangelion? Io manco sapevo che cacchio era quello, perché non lo passavano in TV, ok? E magari MTV può aver passato qualcosa ogni tanto, come Inuyasha e robaccia del genere, o Fullmetal Alchemist, che ormai siamo in buoni anni 2000, ma appunto siamo in buoni anni 2000, non anni 90. Invece adesso avete ancora più possibilità, quindi, di girare e vedere un sacco di anime e cose, quindi di appassionarvi a altre cose, iniziare a disegnare un po' di questo, un po' di quello, un po' di quell'altro. Pian piano si va mischiando tutto e non puoi farci niente, perché si va lì e capisci che ne so, stai disegnando un viso senza vedere niente, perché di solito tu hai delle referenze da guardare, sempre, più o meno sempre. Quando disegni, questo è un suggerimento, un altro che vale per sempre, e usate le referenze per disegnare, riferimenti, quindi riferimenti sempre. Una posa, fatevi una foto, un selfie, volete quella posa, e andate a vedere altri disegnatori su Instagram, come Sara Pichelli, che è una disegnatrice che lavora per la Marvel ed è italiana, e vedi ogni tanto su Instagram si fa queste foto strane, che tipo fa finta di mangiare una mela ma non la sta effettivamente mangiando, e fa una posa stronza, robe così, perché gli serve come riferimento per il suo stesso disegno. Quindi fatelo anche voi, questo è un consiglio mio. Quindi tu hai sempre un riferimento, e nel momento in cui non ce l'hai, quindi stai facendo uno schizzo, nella tua mente succedono cose magiche, ovvero la tua mente va scegliendo, man mano che disegni, volando, lo stile che quel disegno sta acquisendo, e tu neanche te ne rendi conto. Quindi inconsciamente la tua testa avrà scelto lo stile degli occhi migliore tra tutti quelli che hai disegnato fino adesso, lo stile del naso migliore tra tutti quelli che hai disegnato fino adesso. Poi qualcuno te lo criticherà, come Kisuke, perché non gli piace il naso di quel Zelda che ho fatto, che sta su Telegram, qui sotto c'è nella sezione informazioni di questo video il canale Telegram al quale vi potrete iscrivere, così da scaricare i wallpaper e altre cose fighe che faccio in modo totalmente gratuito. A parte questo, la tua testa sceglierà quindi come fare la bocca, come fare le espressioni, i capelli, e magari hai disegnato troppo Yu-Gi-Oh, allora fare i capelli a cazzo come quelli di Yu-Gi-Oh, quindi lascia perdere Yu-Gi-Oh, non disegnare più Yu-Gi-Oh, ok? Mi chiedo proprio perché tu abbia disegnato Yu-Gi-Oh, se hai disegnato Yu-Gi-Oh, perché non c'è motivo per disegnare Yu-Gi-Oh, non è che sia così figo e famoso come, cazzo lo so, ho disegnato Kakashi, grande da paura, no, ho disegnato Seto Kaiba, no ragazzo, fai un passo indietro, stai disegnando merda, ok? A parte questo, io ho perso ormai il filo del discorso, da dove siamo partiti e dove volevo arrivare. Fatto sta che il tuo stile si va evolvendo man mano che tu disegni anche altre cose. Non è, il tuo stile quasi che non può nascere da solo, non può nascere tra te e il foglio e pensare adesso penso e faccio un nasino in modo diverso, o faccio dei dentini in modo diverso, o i capezzolini carini carini e vediamo come vengono fuori. No, più o meno tu, usando sempre dei riferimenti, disegnando cose che ti appassionano, tutte quelle cose andranno a inserirsi, si afficcarsi di forza dentro la tua testa, e quindi poi li potrai appunto riutilizzare senza saperlo ovviamente, e verrà fuori il tuo stile. Quindi quei dati occhi come li fai, quel dato naso, quel dato pene, perché c'è anche lo stile del pene, ok? Perché se lo fai come due archetti che guardano verso il basso, ecco, hai fatto il pene di Akira Toriyama, che tra l'altro il primo pisello che io ho visto in TV era quello di Goku, per capirci, e le prime tette, e Dio le benedica quelle tette, sono state quelle di Ran, ok? Quindi è molto strana questa cosa, perché pensate, io ero piccolo ed ero vagamente eccitato, o più che altro sorpreso, o più tipo, sai, quella sensazione del ok, guardiamoci intorno, i miei genitori non ci sono, posso continuare a guardare, quella sensazione lì di quando Ranma veniva bagnato con l'acqua fredda, si trasformava in una femmina, e quindi te venivi eccitato da un maschio che magicamente era tipo transessuale, e quindi se ci ripensi adesso ha qualcosa di un po' ambiguo, un po' fastidioso, un po' creepy, perché adesso non mi viene un aggettivo in italiano, creepy è l'aggettivo giusto. Oh cavolo, guardate quanto tempo è trascorso, qui siamo arrivati alla fine del disegno, spero di non avervi, di avervi fatto, oltre che compagnia, che questi discorsi vi siano piaciuti o quello che diavolo è. Non scordate di lasciare un bel mi piace, mostrate quel cacchio di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Questo era Electric.